Ma io sono soddisfatto sotto l'aspetto della reazione. E quindi la squadra ha dato un segnale importante. Non era semplice, abbiamo sofferto, però la squadra ha dato il 200%, quindi già ieri vi avevo annunciato che era stata una settimana travagliata, con tanti addii, con gente che pensa più a uscire che alla gara di Prato. E quindi abbiamo preparato la partita in emergenza, questo è fuori discussione, però la risposta c'è stata, rimaniamo aggrappati lì, però è chiaro che adesso, definito il mercato, bisogna essere chiari in tutto, quindi bisogna capire dove possiamo arrivare e che tipo di campionato dovremo fare, perché sennò poi qui è un rincorrere sempre gli obiettivi e diventa anche difficile poi gestire un gruppo che ha pressione e magari ci sono squadre che in questo momento qui insomma hanno fatto mercati importanti, quindi noi ancora abbiamo un giorno di mercato, speriamo che la proprietà sopperisca quelle partenze che ci sono state. Perdiamo Sacillotto e voglio fare un ringraziamento a questo ragazzo che oltre ad essere un ottimo calciatore è un professionista esemplare, ha dato tutto fino alla fine, lui martedì ha l'aereo per il Brasile, quindi ho fatto giocare gente oggi che avevo visto solo mezza volta e quindi non era semplice, ripeto, sono soddisfatto della risposta che il gruppo mi ha dato e indipendentemente dal modulo dobbiamo adesso pensare alla prossima e mettere un tassello definitivo su questo via vai che destabilizza tutti. La sostituzione di Celtic dopo mezz'ora. Ma no, noi siamo partiti bene, siamo partiti bene, la squadra ha avuto coraggio, abbiamo fatto due o tre situazioni dove potevamo fargli male e in due situazioni siamo riusciti, in una a sbloccare, in un'altra abbiamo sbagliato il controllo, ma era una situazione che avevamo preparato e poi la partita loro. A me il Prato non dispiace, non merita nemmeno questa classifica perché ha perso immeritatamente Ancona, aveva perso immeritatamente con il Pisa. E quindi è una squadra che ti poteva mettere sul palleggio in difficoltà, lì in mezzo soffrivamo e è chiaro che insomma a quel punto lì una volta andati in vantaggio potevamo anche rimanere un pochino più coperti per poi cercare gli spazi che c'erano. Loro hanno avuto un'occasione nitida al primo tempo su una punizione, però noi abbiamo nel complesso tenuto bene e dispiace che avevamo avuto anche un paio di situazioni per poterla chiudere a 20 minuti alla fine e soffrire meno. Però io, al di là degli episodi, ho avuto una risposta da un gruppo che è importante, questo sì. Quindi mi tengo stretto questa risposta, mi tengo stretto la disponibilità dei giocatori, fermo restando poi che, come ho detto prima, da martedì vedremo che tipo di campionato dovremo fare. Parli giustamente di gruppo, però come ex attaccante, cioè non bisogna avere qualcosa di più dalle parti avanzate, nel primo tempo, cioè non si riusciva a tenere una palla in avanti. No, abbiamo sofferto, però come ho detto prima ci sono dei giocatori che devono trovare il ritmo partita perché non giocare praticamente la prima parte di campionato nelle squadre dove sono venute è normale che la condizione la trovi piano piano. Però è anche vero che abbiamo trovato dei ragazzi che è un valore, sono dei valori importanti. Lo stesso Kevin è un giocatore che magari sbaglia tanto, ha sbagliato un paio di gol in una situazione uno contro uno, però è un giocatore che quando sono arrivato io era a bordo campo. Quindi bisogna cercare di valorizzare quello che c'è. Se poi arriverà qualcuno di importante sono solo che felice io. Quindi non è detto che. Noi abbiamo, in questo momento qui, se parliamo davanti, abbiamo perso Bonazzoli, Libertazzi e è arrivato Rozzi, che è un ragazzo di grandi prospettive, ma che deve ritrovare la fiducia, deve ritrovare la condizione. E vediamo, vediamo. Io sono un allenatore che in questo momento qui forse passerò anche per uno che si lamenta poco o che chiede poco. In realtà non è così, però voglio solo essere corretto con chi poi dobbiamo cercare di andare avanti. Quindi adesso pensiamo. Comunque tanto il gruppo si definirà perché martedì finisce sto mercato, finisce martedì ci sarà
Il nostro presidente ha detto che ci saranno delle novità importanti, quindi anche a livello societario è importante trovare una tranquillità per stabilizzare tutti, perché sennò diventa è un problema grosso. Qui può venire anche Mourinho qua, cioè, diventa difficile gestire poi la situazione. Senti, Grazie. ultimissima cosa, domani in pratica a livello di ruoli, cosa ti aspetti da te nel campo? Per dire, un centrocampista, una punta, Ci sono dei giocatori, abbiamo individuato dei giocatori, abbiamo perso dei giocatori in questa prima fase importanti dove avevamo individuato degli obiettivi, ma che purtroppo per la poca tranquillità e per quello che davamo all'esterno hanno preferito andare da altre parti. E il mercato di gennaio non è ma semplice trovare i giocatori giusti. i settori sono che circolano, viaggiano. Sono giocatori importanti che se vengono li accogliamo a braccia aperte, fermo restando che ho grande rispetto di questi ragazzi che oggi hanno tirato fuori una prestazione con le unghie, hanno lottato tutti e mi tengo stretto questo, al di là del risultato, mi tengo stretto la reazione che hanno avuto dopo una settimana difficile. Ok, grazie. Ok?